Avigevano, nella tipografia vescovile, voluta da Caramuel e gestita da Camillo Corradi, si stampano i tre tomi della Architectura Civil Recta e Obliqua nel 1678-79. Probabilmente è il più completo trattato di architettura del Seicento. È un'opera enciclopedica che passa in rassegna gran quantità di costruzioni antiche a partire dal Tempio di Gerusalemme. Nell'architettura recta, il Caramuel passa in rassegna le teorie e realizzazioni architettoniche basate sull'insegnamento di Vitruvio. Nell'architettura obliqua, considera i principi dell'arte dal punto di vista di elementi prospettici curvi e non retti. Le linee curve diventano base del processo di progettazione e costruzione, calcolando le necessarie deformazioni. Nella sua architettura civile si scaglia contro i madornali sbagli compiuti nella realizzazione del colonnato di San Pietro. Lui era sempre battagliero per due, sotto due aspetti in quell'occasione, quella della teologia morale e anche un po' quello dell'architettura, che lui non approvava, quello che aveva fatto in Bernini. Tantos errores como piedras. Tanti errori quante sono le pietre della piazza, e critica la forma dell'ellisse come l'ha costruita il Bernini senza rigore matematico. È certo che Caramuel era strenuo oppositore del Bernini ed è probabilmente questa la causa che lo fa allontanare da Roma. Negli scritti e negli splendidi disegni torna più volte sul tema della relatività della prospettiva. Elabora l'obliquità innalzato, disponendo gli ordini architettonici lungo un piano inclinato, poi lo riporta in pianta, il che esige negli impianti curvilinei colonne disuguali e di norma a sezione ovale. Le linee curve, da elemento geometrico decorativo, diventano la base stessa del processo costruttivo. Un corredo di tavole incise sul rame da eccellentissimi artisti illustra i vari argomenti di questo trattato, che probabilmente è il più completo del secolo. Tutti riconoscevano la sua grandezza, e difatti quando poi hanno ammesso la lapide a lui hanno dato il titolo di Magnus Grande. Si dice che lavorava 14 ore al giorno, nella preghiera, nel fare il vescovo e nello studio. Matesis biceps vetus et nova è il titolo che Caramuel dà alla sua maggior opera scientifica di carattere enciclopedico. Aritmetica, algebra, geometria, logaritmica, cosmografia, astronomia e così via. I vari temi sono sviluppati in teoria e in pratica con regole facili e a portata di mano, rese ancor più chiare dalle bellissime lamine, cioè le spettacolari grandi pagine di incisioni in rame che illustrano ogni argomento. C'è un capitolo in particolare che attira la nostra attenzione ed è la Meditatio Proemialis, che contiene una rivoluzionaria riflessione concettuale sui metodi e il significato del contare, in particolare sul modo tradizionale, che ancora oggi noi tutti adoperiamo, di contare utilizzando i numeri dallo 0 al 9.
Con straordinaria libertà di pensiero, Caramuel imposta in modo generale e totale qualsiasi altro tipo di numerazione, a base 2 o 3 o 4, eccetera. Proprio qui, il Caramuel, probabilmente primo in Occidente, introduce il sistema della numerazione binaria, che oggi noi conosciamo bene, in quanto è alla base del sistema usato dai calcolatori elettronici. Ecco appunto la tabella che illustra il procedimento con cui costruire l'intera serie dei numeri con due sole cifre. Proprio il modello su cui, tre secoli dopo, gli scienziati imposteranno il sistema di calcolo dei nostri computer. Dopo anni e anni di vita in convento, Juan Caramuel ben conosce il ruolo e il valore del canto corale. Una buona musica e un buon canto favoriscono la liturgia e l'armonia monastica e appunto si impegna nella riforma del canto gregoriano anche con i canonici di Vigevano. È critico nei confronti del sistema di Guido d'Arezzo e propone un nuovo tipo di solfeggio, quello che nel secolo seguente sarà chiamato alla francese, che poi si affermerà definitivamente. Anche in questo riversa la sua cultura matematica. È il primo autore che propone di misurare gli intervalli musicali tramite un'unità logaritmica. Caramuel affronta uno dei problemi più importanti e più dibattuti nell'ambiente musicale europeo del suo periodo, quello della divisione dell'ottava, ed è il primo ad utilizzare i logaritmi a base 2 per definire il temperamento delle note all'interno di questo grande intervallo. Questa è una rivoluzione importante all'interno del sistema musicale che apre la strada a innovazioni che arrivano fino ai nostri giorni. È tra i primi a proporre di accordare organi e clavicembali col moderno temperamento equabile e a calcolarne logaritmicamente le esatte lunghezze di corda vibrante. Il problema della divisione dell'ottava aveva ripercussioni pratiche notevoli, intanto sull'accordatura degli strumenti. Tutta la musica precedente presentava problemi esecutivi anche qualche volta molto complessi. Basterebbe e guardare a qualche organo dei secoli precedenti con gli intervalli divisi in più di due parti, come siamo abituati invece a fare noi. Questo è un problema molto importante. Caramuel affronta questo problema del temperamento proponendo una soluzione matematica. Una soluzione matematica che poi, tutto sommato, anche se modificata e perfezionata, quella che utilizziamo ancora noi adesso per dividere l'ottava praticamente in tasti bianchi e tasti neri del pianoforte. Il contributo caramueliano alla divisione dell'ottava apre la strada ad una, diciamo, semplificazione all'interno della divisione dell'ottava, che però ha un grosso vantaggio, quello di rendere eseguibile o maggiormente eseguibile la musica non solo dell'epoca, ma poi anche di quella successiva. Un esempio, anche se non il solo, ma sicuramente il più conosciuto dal grande pubblico, è quello di Bach. Il clavicembalo ben temperato segna, come dire, la consacrazione di un modo di dividere l'ottava che rende possibile spostarsi da una tonalità all'altra con maggiore possibilità, con maggiore comodità. Questo non sarebbe stato possibile se un secolo prima Caramuel non avesse aperto la strada alle ricerche definendo la divisione dell'ottava attraverso il logaritmo a base 2. Tanto per capirci, se noi partiamo da una nota Do e cerchiamo di raggiungere il Do successivo, quello che sta all'ottava sopra, all'ottava più acuta, con i sistemi di temperamento precedenti a Caramuel, non saremmo mai riusciti a raggiungere il Do successivo, perché il calcolo delle frequenze non porta ad una frequenza perfettamente all'ottava superiore. La divisione matematica dell'ottava, così come immaginata da Caramuel, consente invece di raggiungere perfettamente
la nota all'ottava sopra. È come un cerchio che prima non si chiudeva e che dopo finalmente si può chiudere. Il fatto di avere un cerchio che non si chiude significa avere all'interno dell'ottava i tasti neri, quelli che noi oggi chiamiamo tasti neri, non più con un'unica frequenza, quindi i tasti non potevano più essere i 12 che abbiamo noi oggi, i suoni dovevano essere un numero maggiore e questo complica la vita, indubbiamente al musicista. Con fantasia e originalità si dedica anche all'invenzione di nuovi strumenti musicali, i violicembali, cioè clavicembali ad arco e a penna. Cramoel da teorico però ha guardato appunto alla musica anche dal punto di vista materiale, pratico, diventando lui stesso compositore. Nel trattato ci ha lasciato alcune brevi composizioni che oggi è possibile ascoltare e apprezzare. È semplice enigmistica? Oppure è poesia visiva? O invenzioni di trasmutazioni di parole? O letteratura combinatoria, forme e schemi di giochi volubili e di mutamenti linguistici? Un messaggio occulto si nasconde dietro un testo o un'immagine apparentemente espliciti. Cramoel si dedica con accanimento fanatico ed entusiasmo a questo mondo enigmatico, ludico e fantastico. Ama la metafora, profondamente immerso com'è nella cultura barocca, nel clima di manierismo formale, della relatività della conoscenza, delle associazioni e soluzioni ardite, libere e ingannevoli. Parole associate e combinate a immagini in un gioco curioso, vario, arguto, ingegnoso, illusorio, continuamente mutevole, instabile come il tempo che fugge, fragile come la vita, dove la scienza ancora mantiene i toni inquietanti dell'alchimia. Epigrammi, labirinti, logogrifi, palindromi, il cubo metametrico, rebus. Ecco un cilindro composto da parti mobili, su cui stanno aggettivi, sostantivi, verbi diversi, che ruotando permettono di comporre frasi differenti di senso compiuto. Nelle bellissime lamine che contengono le esercitazioni metametriche di Cramoel, le sottili elucubrazioni di linguaggio si innestano nelle immagini formando grandi pagine eleganti, attraenti, che emanano un'intensa suggestione.